Questo ragazzo veramente ha talento, mamma mia, giovanissimo, un talento indiscusso. A volte noi sbagliamo e prendiamo per talento qualche caratteristica peculiare, fantasmagorica di ciascuno di noi, ma in realtà in questa parabola di domenica scorsa non è affatto così. Il talento è un dono gratuito che Dio ci ha dato. Tanto che questo padrone, quando distribuisce questo talento, dice che li distribuisce kataten idian dynamen, cioè a seconda delle loro potenzialità. Cancelliamo quindi la prospettiva del paragone, come se chi ha ricevuto 5 talenti fosse più importante di quello che ne ha ricevuti 2 o 1. Noi a volte ragioniamo in questa maniera, no? Quanti talenti, quanto è bravo quello, quante cose sa fare, io non so fare nulla, mi sento assolutamente inutile. No! Il talento non dice una maggiore importanza o rilevanza di una persona. Al contrario, il talento dice l'identità. È come a dire che il dono mi identifica, dice chi sono. Io sono io perché ho questi talenti, perché ho questi doni. Non sarei io se sapessi fare altro o se avessi altri talenti. Allora l'importante non è paragonarsi agli altri, che in genere mi fa sentire sempre deficiente rispetto agli altri, ma la cosa più importante è investire questi talenti. Il verbo greco è ergazomai, lavorarli. Abbiamo bisogno di lavorare i nostri talenti senza arrenderci. Devi studiare? Ok, studia. Devi lavorare? Lavora. Devi fare la casalinga, devi cucinare? Fallo per bene. Lavorare i talenti significa allenare i talenti, metterli in lavoro, tanto che in inglese voi sapete molto bene che quando qualcosa non funziona si dice doesn't work, cioè non lavora, non funziona. Noi funzioniamo nel momento in cui quei pochi talenti che abbiamo li facciamo funzionare nel poco. L'antitalento per eccellenza è la pigrizia. Così giudica il padrone quel servo. Okneros, pigro. Perché la pigrizia è l'inezia della vita, è l'inettitudine, è l'incapacità di lavorare, il non voler fare nulla. Oggi diremmo in dialetto il non m'ingolla a vivere. Per cui questo non voler lavorare poi diventa non voler vivere. Attenzione, lui dice: per paura ho sotterrato il mio talento. Ireneo di Lione dice che il talento è la vita. Quando tu la vita la metti sotto la terra, la sotterri, vuol dire che già sei morto. Non va bene. Mai, 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 mai devi dire questa bestemmia. Io mi sento inutile, io sono inutile, io rispetto agli altri non valgo a nulla. Perché così facendo tu sotterri la tua vita e sei già morto pur vivendo. E allora devi rinascere da quel sepolcro che ti sei autocostruito nella consapevolezza che tu vali per quello che Dio ti ha dato. Sant'Agostino, nel commento al Salmo 95, dice proprio così: da chi viene quello che tu doni? Se venisse da te sarebbe un'elemosina, ma siccome viene da Dio, viene del suo, è semplicemente una restituzione. Nel momento in cui tu lavori la tua vita, restituisci a Dio quello che lui stesso ti ha dato. 1 Corinzi 4,7. Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? Allora, la vita è un talento che va lavorato senza paura, perché la fobia del vivere ti sotterrà già. Non aver paura di confrontarti, non aver paura di osare, non aver paura di intraprendere, di lavorare i tuoi talenti, di aprire quel benedetto libro che ti ha bloccato di fronte ad un esame, di continuare a lavorare in quell'ambiente che non fa per te, di continuare ad arare quel campo che è dissodato ancora non ti porta nulla. La paura di scommettere, di rischiare, ti fa morire in anticipo. È una morte anticipata. Non essere pigro, non essere pigro, non essere pigro. È quel servo inutile, sostantivo greco è bello, è akreios, l'alfa privativa, e il verbo impersonale kre, che significa essere necessario, no? Non è necessario, è inutile. Noi non siamo inutili quando ce lo diciamo noi. Siamo inutili quando non vogliamo lavorare, quando non ci impegniamo, quando crediamo disperatamente che la nostra vita sia finita. È vero, ci sono tanti problemi, problemi affettivi, problemi di lavoro, oggi anche tantissimi problemi di salute, ma ciò non ci devono impedire di continuare ad essere
utili, di continuare ad essere necessari, di continuare ad investire, a lavorare i nostri talenti. È vero, nessuno è indispensabile. Tutto abbiamo ricevuto da Dio. Però non arrenderti, non scoraggiarti, non terrorizzarti, non aver paura di vivere. Ricordati che sei necessario. Ieri, come oggi, come domani. Forse sarebbe meglio dire come cre. Necessario, cre, lasciamo stare.